Sono Monique Mizrail, insegnante di pratica bioenergetica. Prima di iniziare a sperimentarvi con questa breve sequenza di esercizi, vi suggerisco di organizzarvi per poter lavorare in modo ottimale. Innanzitutto trovate uno spazio in casa dove possiate chiudere la porta, assicurandovi che nessuno verrà a disturbarvi. Poi procuratevi un materassino o un telo da spiaggia da stendere accanto a voi. Oppure, se sarete in camera, potrete utilizzare il letto per il rilassamento finale. Non dimenticatevi infine di indossare abiti comodi, di togliere le scarpe e di silenziare la suoneria del cellulare. Ci mettiamo in posizione di base. I piedi sono paralleli, distanti tra loro come le ossa del bacino. Le ginocchia sono leggermente flesse. Il bacino lievemente ruotato all'indietro, come se ci fosse uno sgabello su cui appoggiare le natiche. La schiena è dritta ma non rigida. Le spalle sono morbide. Le braccia lungo il corpo. La nuca è allungata. Il mento lievemente in direzione del petto. Morbida la mandibola, bocca socchiusa. Chiudiamo gli occhi senza strizzarli. Le palpebre sono morbide. Sono morbidi i muscoli intorno agli occhi. E ci lasciamo respirare attraverso la bocca socchiusa. Ci lasciamo passivamente respirare dall'aria. L'aria entra e l'aria esce. E proviamo a non interferire con questo processo. Sentiamo se inspiriamo in modo pieno e profondo o in modo superficiale. Se l'aria entra solo nel petto o se la sentiamo arrivare anche nell'addome. Non forziamo questo processo, cerchiamo di prenderne atto, come sto respirando. E se arrivano pensieri volontari a portarci altrove? Proviamo a lasciarli scivolare via. Ci vediamo. Ma questi pensieri non sono noi. Lasciamoli scivolare via. Noi siamo respiro, siamo radicamento. Sentiamo com'è il contatto della terra sotto la pianta dei piedi. Siamo corpo. E poi portiamo tutto il peso nella gamba destra. Il piede sinistro rimane a terra, ma solo per non perdere l'equilibrio. Tutto il peso è nel piede destro, nella parte anteriore del piede destro. E iniziamo a coltivare energia nella gamba destra. Flettiamo di più il ginocchio durante la inspirazione, durante la espirazione, spingendo bene il piede nel pavimento, allunghiamo la gamba senza mai distenderla completamente.
Lasciamo che sia il ritmo del respiro a determinare il ritmo del movimento e non viceversa. Inspiro, fletto di più il ginocchio. Espiro, allungo la gamba senza distenderla completamente. Sto lavorando soltanto con la gamba destra e il piede destro che spinge nel pavimento durante la espirazione. È il ginocchio destro che si flette di più durante la inspirazione. Se vogliamo, possiamo accompagnare la nostra espirazione con il nostro suono, il suono del corpo. Inspiro e fletto, espiro e allungo. Siamo alla ricerca di sensazioni, di vibrazioni. E arriviamo infine a uno stop, ci ritroviamo con i piedi paralleli, il peso simmetricamente distribuito tra i due piedi e sentiamo se ci sono delle differenze tra i due lati del corpo. Magari c'è una parte che sentiamo più grande o più calda o più vibrante o più viva. Non dobbiamo far altro che prendere atto di quelle che sono le differenze. E quando le abbiamo registrate, spostiamo tutto il peso sulla pianta del piede sinistro. Il piede destro rimane a terra, ma solo per non cadere. E iniziamo questa volta a coltivare energia nella gamba sinistra. Flettiamo di più il ginocchio durante la inspirazione e durante la espirazione, spingendo bene il piede sinistro nel pavimento, torniamo lentamente verso l'alto senza mai distendere completamente la gamba. Inspiro e scendo di più nel ginocchio, espiro e lascio allungare la gamba. Senza mai allungarla completamente, il ginocchio rimane sempre un pochino flesso. Possiamo anche provare a esplorare diversi modi di scendere nel ginocchio, possiamo scendere di più o di meno. Esploriamoli e vediamoli se producono sensazioni diverse. Troviamo il nostro modo, che può essere diverso dal nostro modo di ieri. Il nostro modo di domani, troviamo il nostro modo di oggi. Cosa sento buono per me oggi? Quindi tutta l'attenzione focalizzata sul movimento. Anche questa volta proviamo a accompagnare l'espirazione con il nostro suono, il suono del corpo. Inspiro e scendo di più nel ginocchio. Espiro. Allungo la gamba senza distendere completamente il ginocchio. Vi ricordo che inspiriamo ed espiriamo attraverso la bocca. E arriviamo infine a uno stop, ci ritroviamo in posizione di base. Con i piedi paralleli, distanti tra loro come le ossa del bacino.
le ginocchia leggermente flesse, nella posizione che sentiamo più promettente per le nostre vibrazioni in questo momento. Il bacino è lievemente ruotato all'indietro, la schiena è dritta ma non rigida, spalle morbide, braccia lungo il corpo, nuca allungata, mento lievemente verso il petto, occhi chiusi, inspiriamo ed espiriamo attraverso la bocca e ci ascoltiamo. Sentiamo se il nostro contatto con la terra è diverso da prima, se ci sentiamo più radicati. O al contrario, più evanescenti. Prendiamo atto di quello che c'è. E poi solleviamo il tallone destro, il piede si inarca e iniziamo a ruotare la caviglia in senso orario. E mentre ruotiamo la caviglia destra in senso orario, sentiamo il peso che si sposta nelle diverse dita del piede. Ci lasciamo respirare col piede, anche se può sembrare paradossale. Respiriamo col piede destro. E arriviamo a uno stop, lasciamo sollevata la caviglia e iniziamo a ruotare nella direzione opposta. E mentre lo facciamo, ascoltiamo sempre che cosa avviene nel nostro appoggio a terra. È la parte anteriore del piede che appoggia a terra. E sentiamo che cosa avviene, in quali punti del piede si sposta il peso. Se c'è dolore lo possiamo lasciare uscire col suono, non lo tratteniamo dentro, lasciamocelo esprimere. E arriviamo infine a uno stop, appoggiamo il tallone a terra, torniamo in posizione di base con il peso al centro e ci ascoltiamo. Sentiamo se ci sono delle differenze tra il radicamento del piede destro e il radicamento del piede sinistro. E quando abbiamo preso atto delle eventuali differenze, solleviamo il tallone sinistro. Piede si inarca, tutto il peso è sulla parte anteriore del piede e iniziamo a ruotare la caviglia sinistra in senso orario. E mentre lo facciamo sentiamo il peso che si sposta in diversi punti del piede, sulle diverse dita del piede, quindi rimaniamo focalizzati lì. Se arrivano pensieri volontari a distrarci, rilassiamo gli occhi, rilassiamo le palpebre e riportiamo la nostra attenzione interna al piede. E arriviamo infine a uno stop. E iniziamo poi a ruotare la caviglia nella direzione opposta, sempre con l'attenzione focalizzata sull'appoggio, sul peso che si sposta. E se arriva a dolore,
lo lasciamo uscire col suono. Non lo teniamo dentro, lasciamoci uscire i nostri aia. Oh, aia, quello che c'è. E anche questa volta arriviamo a uno stop, ci ritroviamo in posizione di base con i piedi paralleli e ci ascoltiamo. Infine appoggiamo il mento sul petto. E lasciamo che il peso della testa, delle spalle e delle braccia ci trascini in un piegamento in avanti. La schiena si srotola. Ci stiamo arrendendo alla forza di gravità. Le mani vanno a sfiorare il pavimento. Il peso rimane sulla pianta dei piedi. Se le mani non arrivano a toccare il pavimento, non importa. Non forziamo. Però cerchiamo anche di non opporci alla forza di gravità. E quando siamo nel piegamento in avanti, ci lasciamo respirare nella schiena. Lasciamo che la schiena si allunghi ad ogni espirazione, si apra. Vediamo se è possibile sentire io sono la schiena che respira. Io sono la schiena che si allunga. Io sono la schiena che si espande. E poi apriamo gli occhi, appoggiamo le mani a coppa sulla nuca e spingiamo la testa tra le gambe, senza strappi, con un movimento continuo ma deciso. Si allungano le vertebre cervicali, si allunga la parte posteriore del collo. Gli occhi sono aperti, guardiamo il mondo alla rovescia. Se c'è dolore lo lasciamo uscire col suono. E manteniamo questa posizione. E quando smettiamo di spingere con le mani, lasciamo però le mani a coppa sulla nuca e mantenendo gli occhi aperti, flettiamo di più le ginocchia. E facendo partire la spinta dal basso, dalla pianta dei piedi, lentamente torniamo in posizione verticale. Una vertebra alla volta, le mani sono a coppa sulla nuca, gli occhi sono aperti, i gomiti sono aperti, molto lento questo movimento, una vertebra alla volta. E quando siamo in posizione verticale, mantenendo le ginocchia flesse, i piedi paralleli, gli occhi aperti, al posto di far tornare come al solito le braccia lungo il corpo, portiamo in alto le braccia sopra di noi, non parallele ma leggermente più aperte, e con la schiena e le braccia sollevate sopra di noi andiamo a disegnare un arco all'indietro. La testa rimane dritta, guardiamo davanti a noi, il petto si apre e lasciamo uscire il nostro suono. Oh, sentiremo probabilmente le scapole che si avvicinano. Oh, forse dei formicolii nelle mani e nelle braccia e magari anche delle vibrazioni. Vediamo se possiamo lasciar
salire le vibrazioni dalle gambe, anche nell'addome, anche nel petto, anche nelle braccia. Possiamo provare a inarcare un po' di più o un po' di meno, fino a trovare il punto dell'arco più promettente per le nostre vibrazioni. Infine arriviamo a uno stop, ritorniamo in posizione di base con le braccia lungo il corpo, chiudiamo gli occhi e ci ascoltiamo. Con le ginocchia andiamo a esplorare diversi gradi di flessione fino a trovare quello che sentiamo più promettente per le nostre vibrazioni. E lì stiamo. Se arrivano pensieri volontari a distrarci, a portarci altrove, rilassiamo gli occhi, che a questo punto sono chiusi, le palpebre, i muscoli intorno agli occhi. Proviamo a lasciare la nostra attenzione nel respiro. Poi ci andiamo a sdraiare sul nostro materassino. Le gambe sono distese, le braccia lungo il corpo, la nuca allungata. E portiamo l'attenzione sulla parte posteriore del corpo. Possiamo visualizzare la nostra sagoma, la nostra impronta sul materassino. Possiamo provare a visualizzare i nostri confini, a sentire il nostro peso. A sentire com'è il nostro contatto con la terra, con la madre terra. Sentiamo se ci sentiamo accolti, se ci sentiamo sicuri e stabili, o se in qualche modo dobbiamo stare in guardia. Flettiamo le ginocchia, i piedi sono paralleli, distanti tra loro come le ossa del bacino. Ogni volta che espiriamo, spingiamo un pochino i piedi nel pavimento e ruotiamo in avanti il bacino. Probabilmente con questo movimento la zona lombare andrà ad aderire al materassino. Ogni volta che inspiriamo, ruotiamo indietro il bacino e questa volta probabilmente la zona lombare si solleverà dal materassino senza sollevare il bacino. Quindi inspiro, ruoto indietro il bacino, la zona lombare si solleverà dal materassino. Espiro, ruoto in avanti il bacino e la zona lombare probabilmente va ad aderire al materassino. Lasciamoci entrare in un movimento fluido, un movimento che segue il ritmo del respiro, senza forzare, un movimento facile. Non è un movimento estremo, non è un movimento faticoso.
Inspiro ed inarco, espiro e ruoto in avanti il bacino. È un movimento basculante, facile, piccolo, accompagnato dal nostro respiro che segue il ritmo del nostro respiro. Anche qui possiamo accompagnare l'espirazione con il nostro suono. Ogni volta che espiro, ruoto in avanti il bacino, spingendo un pochino i piedi nel materassino e lasciando uscire il mio suono. E poi inspiro e il bacino ruota indietro. Magari riusciamo a fare diventare questo movimento un movimento che non ci impegna con la concentrazione. Riusciamo a farlo diventare un movimento naturale. Lasciamoci stare ancora per alcune respirazioni in questo movimento naturale. Inspiro ed inarco, espiro, spingo un pochino i piedi nel materassino e ruoto in avanti il bacino. E accompagniamo l'espirazione con il nostro suono, il suono del corpo. E arriviamo infine a uno stop, con piccoli spostamenti dei piedi sul materassino andiamo a trovare una posizione che sentiamo buona per le nostre vibrazioni oggi e ci ascoltiamo. Sentiamo se ci stiamo dando il permesso di lasciare entrare le vibrazioni anche nel bacino. Infine distendiamo le gambe, la nuca è allungata, le braccia sono lungo il corpo e lasciamo che il nostro testimone interno si sposti all'interno del corpo. Prendiamo nota di quello che c'è ora, di ciò che in questo momento è vero per noi. Anche un senso di noia o di fatica o di piacere o di paura o di gioia o di leggerezza o di pesantezza, ma anche un formicolio, un prurito. E proviamo a prendere nota di quello che c'è senza giudizio e senza censura, senza combatterlo. Vediamo se possiamo accogliere quello che c'è in modo amorevole. E ci prendiamo ancora qualche minuto per ascoltarci, lasciando fuori il pensiero, le razionalizzazioni. Diamoci questa opportunità di essere corpo e di sentire di essere corpo.